Abbiamo iniziato con un po' di ritardo, quindi le domande le faremo a fine sessione, se ce ne sono. Sono Cari Miceli e sono professore a Lucla e faccio parte del comitato consultivo scientifico per la Duchenne. All'ultima riunione, quella di Maltimora, mi hanno chiesto di aiutare ad organizzare la sessione scientifica e riassumere quello che dicono gli scienziati per quanto riguarda i discorsi da fare ai genitori. Quindi ho cercato di riassumere tutto quello che la scienza ha fatto in 20 minuti. In 20 minuti, certo, non è facilissimo. Non solo dall'inizio, ma anche quello che abbiamo detto nella riunione di ieri, tutto in 20 minuti, quindi scusatemi, andrò molto rapidamente. Vi farò una panoramica molto generale e dirvi che ci sono tantissimi progressi che sono stati fatti e far capire un po' quali sono i target che la scienza si pone al momento. E inizio con la riunione che c'è stata a Baltimora l'estate scorsa. Il primo relatore è stata Kanebohinya Nagaraju, che parlerà anche qui, e ha parlato di una serie di farmaci per il working group DMD, quindi è stato costituito questo gruppo di lavoro formato da scienziati di primo piano per mettere in una sorta di ordine di priorità tutti i farmaci che erano già stati testati, ordine di priorità per la Duchenne. Quindi abbiamo deciso di considerare le varie specie, il topo, il cane, poi l'uomo, vedere le varie fasi della malattia e arrivare a un consenso per una procedura standard per i meccanismi di testing dei farmaci già esistenti. E anche alcuni dei relatori oggi, e alcuni che hanno parlato anche nella sessione scientifica di ieri, ci sono tanti farmaci che entrano nel pipeline, che sono già stati approvati e che dovremo adesso provare nella Duchenne. Io alla riunione di Baltimora ho parlato del ruolo potenziale dell'informazione. Noi sappiamo che la lesione primaria è la lacerazione del muscolo, però dopo questa lacerazione del muscolo questo promuove una risposta immunitaria che va al muscolo e cerca in qualche modo di guarire questa ferita, però ovviamente questo tentativo fallisce e quindi è impossibile la rigenerazione muscolare. La buona notizia è che ci sono tante altre malattie di natura immunitaria e quindi ci sono già tanti farmaci, tante terapie che sono nel pipeline per queste malattie e che quindi sono in grado di bloccare l'infiammazione. Questo è un campo abbastanza nuovo, quindi dobbiamo cercare di capire quali sono gli attori principali che guidano questa infiammazione nella Duchenne e stabilire quali farmaci già approvati oppure quali farmaci del tutto nuovo possono funzionare per bloccare questa infiammazione. Quelli che conosciamo bene sono i corticosteroidi, che funzionano bloccando questa infiammazione almeno in parte e sappiamo che è una terapia che è efficace, però chiaramente ha tutta una serie di effetti collaterali. Alcuni degli obiettivi che risultano più interessanti, tra questi obiettivi c'è il TLR7. Quando inizia la risposta immunitaria c'è un segnale di pericolo. Se c'è una risposta al virus, il corpo dice attenzione, c'è un pericolo, c'è il virus. Nel caso della Duchenne che cosa succede? C'è un'infiammazione che non si capisce da dove arriva. Noi non sappiamo da dove arrivi questo segnale di pericolo, però è sempre la stessa famiglia di proteine.
Sono stati fatti degli studi che indicano che nelle primissime fasi della Duchenne una delle prime cose che si vede nel muscolo è proprio questa sorta di firma dell'infiammazione, e il segnale di pericolo sembra essere proprio questo TLR7. Non lo sappiamo con certezza, però quando si vede un segnale di pericolo che per così dire si accende, è sempre il TLR7. Molte terapie sono state sviluppate, tutta una serie di terapie che hanno come target il TLR7. Dobbiamo vedere se è veramente un trigger per la Duchenne e eventualmente utilizzare questi farmaci che normalmente vengono usati in campo reumatologico. C'è una sorta di guida del processo infiammatorio e dei mediatori. Il TGF-beta sembra essere particolarmente importante, è un immunomediatore che funziona in questa trasformazione, quindi ci sono state grosse discussioni sulla possibilità di bloccare il TGF-beta, poi Melissa Spencer ha individuato l'osteopontina che pare nel topo affetto da Duchenne funzioni sempre come attore della malattia, quindi bloccando l'osteopontina si potrebbe bloccare la malattia. NFKB è una molecola di comunicazione intracellulare e quando è espressa nei miociti dice al miocita smetti di crescere. Quando è espressa nelle cellule immunitarie invece dice sia aggressivo, quindi se noi riusciamo a bloccare l'NFKB possiamo bloccare la risposta immunitaria e possiamo incoraggiare il muscolo a crescere, a svilupparsi. Quindi ci sono tanti ricercatori che stanno studiando questi target. Recentemente abbiamo visto anche i trial di terapia genica o di transfer genico di cui parlava Sharon, e uno dei dati più interessanti è che questi non sfuggono completamente alla risposta immunitaria. Allora dobbiamo mettere questo gene in modo che il corpo lo riconosca come self, non che lo combatta. Quindi i nuovi dati che vengono dal laboratorio di Jerry Mandel ci dicono che questa risposta immunitaria vede questa nuova distrofina che entra nel corpo. Ora la domanda a cui dare una risposta è vabbè, la vede però purché non reagisca. Quindi la vera domanda è: queste cellule nel sangue sono aggressive oppure hanno una certa tolleranza e riescono ad arrivare fino al muscolo dove vogliamo? Se possono arrivare fino al muscolo danneggiato, nei trial futuri dobbiamo pensare a dei modi per bloccare la risposta immunitaria. Se invece queste cellule stanno solo a guardare senza fare danno, possiamo fare a meno di una terapia immunosoppressiva. Quindi adesso dobbiamo andare a vedere se questo possa essere un problema oppure no. E per farlo dobbiamo lavorare molto di più sull'immunologia. Abbiamo un profiling estremamente sviluppato, probabilmente non si tratta di un compito facile, però oggi c'è la tecnologia per cercare di riuscire a valutare la risposta immunologica, e potremmo anche forse trovare dei marker della reazione immunologica che potrebbero essere utili per i trial clinici. Ho già parlato dell'NFKB, che è un ottimo target perché è coinvolto sia nella risposta immunitaria aggressiva che nel bloccare la crescita muscolare, e il dottor Nagaraju parlerà di questo argomento e anche Jennifer Peterson, la possibilità di bloccare l'NFKB che può antagonizzare questa informazione nel topo Duchenne, che può promuovere la differenziazione dei miociti, e la domanda è: lo possiamo fare in modo sicuro e funziona anche nell'uomo, perché l'NFKB lavora bene in tutta una serie di cellule, non soltanto nelle
cellule immunologiche e nei miociti, quindi avremo una doppia azione. Jennifer Peterson ci ha fatto vedere dei dati utilizzando una proteina che blocca l'attivazione dell'NFKB, come proof of principle è andata benissimo, però bisogna vedere se si riescono a fare quantità sufficienti di questo inibitore perché possa essere utilizzato nell'uomo, però sicuramente è un ottimo target. Raji vi parlerà della strategia per sviluppare uno steroide migliore, un miglior glucocorticoide. Come funzionano questi steroidi? Attraverso due meccanismi. Uno attraverso l'inibizione dell'NFKB, che sarebbe una cosa ottima se si riuscisse a fare, e poi attraverso i recettori dei glucocorticoidi. Il blocco dell'NFKB certo è una cosa buona, però bloccare perché intervenire sui recettori potrebbe essere una cosa negativa. E quindi il dottor Nagaraj insieme a McCall e Kashmi ha fatto uno screening di una serie di composti per andare a cercare uno steroide migliore, uno che non vada a stimolare i recettori glucocorticoidi e quindi non fare tutte le cose cattive, però mantenere questa inibizione dell'NFKB e quindi darci un reagente migliore. Di questo si parlerà dopo. Come molti di voi sanno, gli steroidi sono efficaci, su questo non c'è dubbio, però gli effetti collaterali degli steroidi non sono per nulla buoni, quindi un'altra strategia per migliorare questa terapia con gli steroidi è una delle cose di cui abbiamo parlato ieri e saranno dati presentati dal dottor Mauro Magnani. Cioè l'idea di utilizzare gli eritrociti per fare questo delivery dei farmaci, quindi si fanno come dei buchini negli eritrociti, si mette il farmaco e così si somministra il farmaco al paziente. Questo è stato utilizzato in altre malattie per somministrare un farmaco, proprio per gli steroidi. Cioè l'idea è se si possono utilizzare questi come strumenti per la somministrazione del farmaco, li si possono dare, non lo so, una volta al mese, se ne può usare di meno, ci sono meno effetti collaterali. Quindi Mauro Magnani parlerà appunto delle possibilità di valutare questa tecnica per l'uso nella Duchenne, in particolare proprio per la somministrazione di steroidi. E anche dei farmaci exon skipping potrebbero essere somministrati nello stesso modo. A Baltimora ci sono stati due ricercatori, Beth McNally e Carol Nelson, che hanno parlato di questa strategia, cioè bloccare sempre il TGF-beta attraverso due modalità distinte, però l'idea è sempre la stessa, cioè che un blocco del TGF-beta sia una buona idea. Il TGF-beta è uno di questi composti che hanno tanti ruoli, è un mediatore naturale dell'immunità e quindi interviene nel caso di infezioni, di guarigioni, di una ferita, però se è presente in modo cronico fa aumentare la fibrosi. Quindi questo target potrebbe essere estremamente utile. Beth McNally ha mostrato questi dati, il modello è una mosca. Quando si è bloccato il TGF-beta, guardava queste mosche che volavano nelle scatoline e quando era bloccato il volo era migliore e migliorava anche la funzionalità cardiaca. Nel topo ha fatto uno studio cercando i modifiers della Duchenne, cioè i ragazzi che stanno meglio, i topini che stavano meglio rispetto a quelli che stavano peggio a seconda la tipologia di Duchenne. Uno dei modificatori genetici dell'outcome della Duchenne è proprio uno dei modulatori del TGF-beta che si chiama LTBP e sta continuando a studiare la possibilità che questo sia un modificatore anche per la Duchenne nell'uomo e che quindi potrebbe essere un buon target e anche un buon modo per fare una distinzione
tra gruppi potenzialmente diversi di ragazzi che possono avere degli outcome diversi, che possono essere più adatti quindi per una terapia piuttosto che per un'altra, o perlomeno analizzare i dati dei trial clinici. Si potrebbero dividere in due modi, cioè come un certo farmaco agisca su coloro che hanno una progressione più rapida rispetto a coloro che hanno una progressione più lenta. Passiamo al lavoro di Carol Nelson, che usa dei farmaci che vengono utilizzati normalmente in cardiologia, come ad esempio il losartan, l'enalapril, e se si blocca così il TGF-beta si migliora il grip strength, la respirazione, la muscolatura, e anche se il TGF-beta potrebbe peggiorare, potrebbe rendere più forte, mi scuso, la risposta immunitaria, però nei suoi studi non l'ha visto. Poi un'altra proteina, l'osteopontina, che è un driver della fibrosi, e lei e altri gruppi hanno dimostrato che l'osteopontina risulta aumentata nei topi DMD-X e nei ragazzi con Duchenne, e se c'è un knockout del gene dell'osteopontina abbiamo un miglioramento della forza a livello diaframmatico e del grip, c'è una riduzione del TGF-beta, una riduzione della fibrosi, si altera l'infiammazione anche a livello dei muscoli, e potrebbe essere anche individuato come modificatore genetico del DMD per fare una distinzione tra i ragazzi che stanno un po' meglio e quelli che hanno una progressione più rapida. Miranda ha parlato ad ambedue le riunioni sul blocco del TNF-alfa, del TNF, mi scuso, e si potrebbe utilizzare per il cuore, sono farmaci che si usano per il cuore, che, e sono stati anche utilizzati per le varie forme di artrite. Sono già farmaci approvati e sono quindi nel pipelining, e ha parlato anche di un'altra ipotesi completamente nuova, che è la crescita del ragazzo fa lacerare ancora di più il muscolo, e questa è la differenza fondamentale tra il topo e l'uomo, perché ovviamente i topi non hanno lo stesso tipo di crescita muscolare. Altra cosa, un'altra opzione sono dei dati, i ROS, cioè lo stress ossidativo, e ha parlato soprattutto di N-acetilcisteina, NAC, che è stata utilizzata già per altre malattie e che si cura e che costa anche poco, anche questa è una cosa che si può considerare. Poi Lorenzo Puri ha parlato degli inibitori HDAC, l'HDAC ha un ruolo nel bloccare, cioè nel far sì che le staminali nel nostro corpo non diventino miociti. Si scusa l'oratrice, evita quindi l'HDAC, che questi si trasformino in grasso o in fibrosi, quindi blocca la degenerazione, blocca la formazione di grasso e accelera la formazione di muscoli, quindi questo è un target che è già stato approvato, ci sono dei farmaci quindi che già sono nel pipeline, cioè sono, diciamo, quasi pronti. C'è un farmaco preparatorio che viene considerato come farmaco da affiancare al Gifenostat, è un farmaco italfarmaco, ne parlerà anche oggi. Poi Stan Froner, Università di Washington, ha parlato dei dati che riguardano gli inibitori delle fosfodiesterasi, l'ha accennato l'oratrice prima di me, Viagra, Cialis, aumentano il flusso ematico al muscolo e quindi migliorano la funzionalità del muscolo, sono due composti diversi che hanno delle attività lievemente diverse, sono sempre degli inibitori, diciamo hanno come target piuttosto gli inibitori PDE,
è stato fatto un esperimento in cui si è visto che il Viagra migliorava la funzionalità cardiaca nei topi MDX, mentre il Cialis no, o almeno non altrettanto. Quindi dovrebbero tutti funzionare bene per migliorare la funzione muscolare, però nel topo non funzionano tanto ugualmente bene sul cuore. Quindi potrebbe essere utile fare un confronto tra Viagra e Cialis per vedere quale sia il loro profilo di efficacia nei vari muscoli del corpo, cuore incluso. Poi ci sono degli studi clinici in corso che usano questi farmaci, uno a Baltimora, Catherine Wagner e Ron Victor, e questi dati saranno presentati. Poi Jeff Molkentin, Cincinnati Children's, ha individuato un altro comunicatore endocellulare che si chiama P38, che risultava avere una upregulation negli animali distrofici e un messenger pro-infiammatorio. La sua attività nei muscoli sembra essere essenziale per la distrofia, quindi sarebbe un ottimo messenger su cui intervenire, perché potrebbe calmare una risposta immunitaria troppo aggressiva e potrebbe migliorare la salute dei miociti. Ci sono già dei farmaci nel pipeline, c'è questo GSK. Mi scuso, è un farmaco della GSK. Appunto questo ricercatore sta lavorando col GSK per vedere se si può portare questo farmaco sul mercato. Poi Jill Raphael Forney ha presentato dei dati molto interessanti che riguarda delle terapie che vengono utilizzate in cardiologia normalmente. È stato dato ai topi MDX sia all'inizio, cioè prima che ci fosse una sintomatologia, sia quando la sintomatologia era già comparsa. Se si usano questi farmaci insieme, all'inizio questi aiutano il cuore. Se si usano in combinazione, si va a controllare la salute dei muscoli scheletrici. Se si usano presto, la salute di questi muscoli migliora. Quindi questi farmaci, diciamo di aria cardiaca, hanno questo effetto anche sui muscoli scheletrici, però bisogna utilizzarli prima che i sintomi compaiano. Cioè, se si usano dopo la comparsa dei sintomi, funzionano solo sul cuore. Se si usano prima della comparsa dei sintomi, funzionano su tutti i muscoli. Sono farmaci che già si usano sui ragazzi, in alcune cliniche li usano all'inizio, in altre li usano un pochino dopo. Non hanno dei pessimi effetti collaterali, però certo hanno qualche effetto collaterale. Quindi anche su questo meriterebbe discutere, considerare dei trial anche, se meriti utilizzare questi farmaci anche per la protezione dei muscoli scheletrici, quindi non soltanto per fini cardiologici. Antonio Musarò ne ha parlato ieri di questo, cioè che, del fatto che l'infiammazione aggrava la situazione, distrofia muscolare, necrosi, infiammazione, fibrosi. E questo ricercatore ci dice che questo scenario crea un ambiente quanto mai inospitale per le staminali, che dovrebbero ripopolare il muscolo. Quindi per quanto il muscolo cerchi di rigenerarsi, la situazione non glielo consente. Quindi lui pensa di individuare quello che succede a livello di miociti, risolvere quello che succede a livello di miociti e quindi creare un'area, diciamo una situazione più favorevole alla formazione di nuovo muscolo, che si faccia con le staminali, oppure invitare diciamo le staminali già esistenti a ristabilirsi in un ambiente più diciamo più facile per la loro sopravvivenza.
Se si sovraesprime IL-6 nel modello murino, le cose peggiorano. Quindi se noi bloccassimo l'interleuchina 6, forse le cose andrebbero bene. Sono stati fatti degli esperimenti, però la cosa non sembra così chiara. Se bisognerebbe bloccarne solo una certa quantità, se si blocca troppo, potrebbe non essere tanto una buona idea. Quindi dovremmo cercare di capire come funziona l'IL-6. Forse riduce la sopravvivenza e aumenta la necrosi, aumenta l'infiammazione e quindi dovremmo intervenire o no. Poi una sovraespressione dell'IGF potrebbe migliorare l'ambiente del muscolo, quindi aumenta la generazione di forza e riduce l'infiammazione. Bellissimi dati sono stati portati da Elena Pegoraro, ha presentato dei dati che aveva già pubblicato, credo l'anno scorso, insieme a Eric Hoffman, e ha individuato un gene che dovrebbe essere un moderatore della progressione della malattia. Ha fatto un confronto tra ragazzi che stanno peggio e ragazzi che stanno meglio e pare che ci sia una variante naturale di questo gene, l'osteopontina, e i ragazzi che avevano una variante arrivavano in sedia a rotelli più tardi rispetto agli altri. Quindi come dati iniziali sono abbastanza interessanti perché ci dicono che l'osteopontina può svolgere un ruolo nel modificare l'outcome dei ragazzi. Come per altri studi, non è che si possa fare questo discorso su pochi ragazzi, bisogna avere dei grossi numeri, i dati sembrano abbastanza buoni e significativi, però ovviamente bisognerebbe avere più ragazzi e anche coorti indipendenti, perché se c'è un gruppo trovi una cosa, poi dovresti passare a un altro gruppo per vedere se la cosa si riprende. Quindi una coorte indipendente qui di 80 pazienti utilizzando il test del cammino a 6 minuti e l'NSAA per dimostrare questa cosa, e pare che questa variante determini se il ragazzo cammini più a lungo e è un indicatore quindi della progressione della malattia, e quindi si può forse utilizzare come biomarker per stabilire come funziona un trial, quello che succederà, oppure anche come un target. Quindi di blocco di una certa patologia, quindi questo è molto importante, però ovviamente dovremmo avere dei numeri più alti, quindi dovremmo continuare a raccogliere dati e stabilire questo collegamento. Questo è stato interessantissimo, è un lavoro di Enrico Bertini. E vedete qui l'IL-17 nella Duchenne, e gli immunologi, diciamo negli ultimi 10 anni, hanno individuato dei nuovi subset di cellule T che fanno delle cose diverse, e una delle ed è la TH17, uno dei tipi più aggressivi. Da un lato è un peacekeeper, cioè tiene la pace, no? Mantiene tutto tranquillo nel quadro della risposta immunitaria, mentre invece il TGF-beta è interessantissimo dal punto di vista di queste popolazioni cellulari. Per molto tempo mi dicevano le persone: ma blocchiamo il TGF-beta, però io pensavo: ma se noi blocchiamo queste cellule veramente arrabbiate sarebbe bellissimo, però se noi blocchiamo le cellule fautrici di pace, per così dire, facciamo danno. Allora, quando si va a vedere il muscolo Duchenne, si vede che ce ne sono tante di queste cellule 17, però se si fa un bilancio e si fa un confronto con una qualunque altra malattia infiammatoria, sono queste TH17 nella Duchenne che sembrano avere il ruolo più dominante. Quindi se blocchiamo il TGF beta facciamo una cosa buona, perché blocchiamo le cellule più aggressive. Forse riuscendo a beccare il dosaggio giusto potremmo non fare troppo danno. Poi è riuscito anche a dimostrare che c'era una correlazione tra l'espressione dell'IL-17 è il readout, e poi ha anche dimostrato che
le malattie muscolari infiammatorie presentavano una upregulation delle cellule infiammatorie. E questo conferma che queste possono essere un target potenziale. Roju ha parlato di uno studio sulla funzionalità dei topi in modo molto sistematico e ha mostrato questi dati sui glucocorticoidi per stabilire se fossero da utilizzare o meno. C'erano delle differenze, ci sono le differenze tra il topo e l'uomo, ovviamente. Nel topo gli steroidi portano a una riduzione del peso corporeo, quindi bisogna operare una correzione in questo senso, e gli steroidi aumentano il grip e altri output funzionali, riducono l'infiammazione. Ma a differenza di quanto succede nell'uomo, può esservi anche un effetto sul cuore che perlomeno nel topo causa danno. E quindi non sappiamo se questo modello animale sia il modello migliore per esaminare gli glucocorticoidi, oppure dovremmo fare dei test anche sull'uomo per vedere se effettivamente i vantaggi degli steroidi compensano i danni. Poi un gene che si chiama JAS, che pare dia un'upregulation della utrofina, questa è una delle proteine che possono sostituire la distrofina, quindi se riuscissimo a fare produrre tanta utrofina al corpo dei ragazzi, questa potrebbe andare a sostituire la distrofina e quindi evitare la patologia. Lui ha utilizzato dei topi MDX, poi questo è un lavoro di Fallon. Sui biglicani, questa è una proteina che stabilizza l'utrofina nel complesso dei distroglicani, quindi a quel punto l'utrofina va a sostituire la distrofina, quindi c'è uno studio sui topi che ne dimostra l'efficacia e si sta arrivando all'approvazione IND, che è il passo prima dei trial clinici, poi Cossu ci ha fatto vedere questi bellissimi dati sui suoi tentativi di terapia con le staminali, ne parlerà dopo. È bello comunque vedere questi passi avanti, vedere questi dati che cominciano a emergere. Francesco Saverio Tedesco ha parlato dei mesangioblasti, della terapia cellulare con mesangioblasti, un po' quello che fa Giulio, però in questo caso uso un modello murino e anziché prendere le staminali da un altro individuo e metterle nel paziente, si possono prendere le staminali dallo stesso paziente utilizzando un cromosoma artificiale e rimetterlo poi nella cellula, ritrasferirle nel corpo, così non c'è il problema del rigetto. Quindi, bei dati. C'è una proof of principle nei topi di MDX, mi scuso, che questa terapia possa funzionare. Irene Bozzoni vi parlerà del ruolo degli RNA non codificanti. Questo c'è stato un boom 10 anni fa, poi sono per così dire passati di moda, quindi questo è un regolatore muscolare perché si può regolare tutto un processo patologico e ha presentato dei dati per cui certi mRNA non codificanti erano essenziali nello sviluppo del muscolo e potevano diventare dei target. Poi Annemieke Haasmarus ha parlato dello sviluppo dei modelli murini. Stabilito, era possibile così stabilire quale fosse il grado di distrofina presente, perché così si sa quanta se ne deve fabbricare, quindi se si fa terapia genica oppure exon skipping oppure read through, l'obiettivo è riportare la distrofina nel corpo e certo non la puoi riportare al 100% e forse non c'è neanche bisogno, quindi va bene, ma quanta ne hai bisogno?
e con quanta cominci ad avere un qualche effetto. E nel valutare queste terapie dobbiamo sapere come misurare quale sarà l'outcome. Quindi in questi topi è stato possibile individuare i diversi livelli di distrofina, quindi secondo il suo modello, nel topo, il 10% era sufficiente già per vedere un qualche miglioramento, 20% se si fa esercizio fisico, quindi soglia per noi abbastanza bassa. Ecco che cosa dobbiamo recuperare. Dobbiamo recuperare almeno il 10%. Se riusciamo a fare di meglio, tanto meglio, ma se non si mette una vera distrofina, ma un sostituto per la distrofina, forse la percentuale deve salire un pochettino. Poi ha parlato anche Stan Nelson sul lavoro fatto nel suo laboratorio e anche nel mio. Lo scopo era arrivare a un exon skipping più efficace. Abbiamo visto tutta una serie di composti noti, quindi di farmaci approvati, e abbiamo individuato un farmaco già approvato che funzioni come booster dell'exon skipping nei topi MDX. Potevamo utilizzare una dose bassa di oligonucleotidi antisenso che funzionasse come una dose alta. E ora che sappiamo che basta un 10-20% di distrofina per ottenere qualcosa, qua siamo arrivati al 2-10%. E quindi anche con un minimo booster potremmo arrivare a una soluzione che funzioni per davvero. Però questa terapia è costosissima, quindi se riuscissimo a ridurre i costi della metà, di non so, di 4 volte, potremmo fare anche qualcosa. Quindi dovremmo arrivare a un farmaco di seconda generazione che possa essere più efficace e meno caro. E abbiamo fatto uno screening anche su cellule umane che potevano avvantaggiarsi di questo skipping dell'esone 51. Quindi non soltanto per le mutazioni murine, ma anche in un contesto rilevante dal punto di vista terapeutico. Quindi stiamo cercando di far andare avanti questo. Ecco, volevamo che le cellule andassero meglio con questi oligonucleotidi, cercare di farglieli utilizzare meglio e quindi cercare di far arrivare una quantità maggiore di questo composto di skipping fino alla cellula. Questa è una cosa di cui ha parlato Alessandra Ferlini, l'utilizzo di nanoparticelle come veicoli per far arrivare l'antisenso al muscolo. E se utilizziamo queste nanoparticelle è possibile dare questo farmaco di skipping nel topo. E la cosa più interessante è che ha il potenziale di dare questo farmaco oralmente. Finora gli oligonucleotidi antisenso non si potevano dare oralmente, si dovevano dare per forza in vena. È molto promettente, però ovviamente bisogna riformulare la composizione. Però è una via molto interessante. Questo è quello che abbiamo fatto e desidero ringraziare a nome dei genitori tutti gli scienziati per i loro sforzi incessanti. A nome degli scienziati, voglio dire ai genitori che le cose si stanno muovendo molto molto rapidamente e speriamo che nei prossimi anni riusciremo veramente a fare di più. Non vediamo l'ora. Grazie.